Il Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni e la RAI hanno firmato un protocollo per consentire l'accesso radiofonico e televisivo alle associazioni, ai gruppi etnici e religiosi, ai partiti politici e alle tante realtà sociali. 5 minuti di spazi autogestiti, vediamo di cosa si tratta con Federica Burbatti. Firma del protocollo d'intesa tra RAI e Corecom sarà il modello al quale si conformeranno tutte le regioni italiane. È già partita anche Napoli. Il protocollo, basandosi su una legge del 14 aprile 1975, offre la possibilità alle associazioni, ai gruppi etnici e religiosi e ai movimenti politici di produrre gratuitamente, anche con l'aiuto tecnico della RAI, contributi di 5 minuti poi trasmessi sulle frequenze regionali. È una comunicazione autogestita e avrà uno spazio di palinsesto il sabato mattina dalle 10 alle 10 e mezza e la sera su Radio 1, ovviamente a livello territoriale. Viene ceduta una parte di palinsesto importante per le associazioni, i movimenti. Dar voce a chi non ha voce, farsi raccontare quello che sul territorio c'è di buono in tutte le associazioni, in tutta la cultura, in tutto il mondo religioso, in tutto il mondo della politica. Raccontarsi attraverso uno strumento come la radio e la televisione credo che sia un fatto di alta democrazia. Il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa, un mezzo che mancava perché sono tante le associazioni che chiedono di far sentire la loro voce per arrivare ai cittadini, ha spiegato. Il sindaco di Torino Fassino ha ringraziato RAI e Corecom perché ha detto: in una società come la nostra sono tante diverse le iniziative ed è importante offrire la possibilità di comunicarle sulla TV pubblica.